tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Chiede soldi per restituire un cellulare al proprietario arrestato per estorsione. Entrano nei bagni dell'Ipercop insieme, ma all'uscita lei denuncia lui per violenza. Tragico incidente stradale sulla A14 Adriatica, morto schiacciato da un tir un 42enne di Iesi. Halloween no grazie. A Osteria Nuova di Pesaro il parroco invita i fedeli ad attaccare alla porta di casa l'immagine di un santo. A Sant'Angelo in Vado si è conclusa domenica la mostra nazionale del tartufo. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Buonasera, buonasera a tutti cari telespettatori di Fano TV, benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia sul canale 17. Allora, cominciamo dalla cronaca, questa sera ce n'è diversa nel nostro telegiornale. Ha trovato un cellulare, ma per restituirlo ha chiesto 100 euro. Un uomo è stato arrestato per tentata estorsione. Tecnicamente si chiama cavallo di ritorno e si intende quando ti rubano un oggetto di valore, spesso al sud si verifica per le automobili, e poi gli stessi ladri ti chiamano per estorcerti una somma di denaro per poter riavere indietro l'oggetto rubato. Praticamente un ricatto bello e buono. Un italiano 60enne senza fissa dimora è stato arrestato nella tarda serata di ieri per tentata estorsione dai carabinieri per aver cercato di spillare 100 euro alla proprietaria di uno smartphone di marca per poterlo restituire dopo che la somma gli fosse stata versata su una carta di credito ricaricabile. Il telefonino era stato smarrito nei pressi della stazione ferroviaria da una ragazza torinese di 24 anni che aveva passato alcuni giorni di vacanza a Pesaro. La madre della ragazza è stata contattata dal sessantenne dicendo che era in possesso del telefono della figlia quando ancora si trovava in stazione, ma dopo la bella notizia del ritrovamento del costoso cellulare gli ha rifilato la richiesta della cauzione dei 100 euro per poterlo restituire. Passare dalla gioia per il ritrovamento alla rabbia per il tentativo di estorsione, il passo è stato breve per la donna e allora ha avvertito subito i carabinieri del comando di Pesaro che si sono subito recati in stazione ferroviaria ed acciuffato, dopo qualche breve indagine sul posto, il ricattatore per il quale si sono aperte le porte del carcere di Villa Fastigi. E nel carcere di Villa Fastigi ci sono anche due giovani nordafricani che sono stati arrestati alla stazione ferroviaria dai carabinieri della compagnia di Fano per rapine, lesioni e danni di un operaio egiziano. Si tratta di un 33enne e di un 34enne, entrambi pregiudicati, senza fissa dimora, clandestini e privi di occupazione. La vittima invece è un 44enne egiziano, occupato, ospite di una struttura religiosa di accoglienza della città, e la sua unica colpa è stata quella di aver pagato un caffè sabato pomeriggio al bar della stazione con una banconota di grosso taglio. Il gesto non è passato inosservato ai due che hanno seguito poi l'uomo aggredito e rapinato di alcune centinaia di euro. Per le ferite ha avuto 25 giorni di prognosi. I due aggressori invece sono stati rapidamente rintracciati e arrestati. Una donna italiana di 30 anni ha denunciato di essere stata violentata oggi verso le 13 nella toilette dell'Ipercop di Pesaro da un immigrato tunisino, con il quale però sembra fosse entrata tranquillamente nel bagno degli uomini per uscirne dopo un po' sempre in sua compagnia come se nulla fosse. Ora la giovane si trova nel pronto soccorso dell'ospedale San Salvatore di Pesaro per essere sottoposta a visita specialistica. Il presunto violentatore, un 44enne italiano da molti anni in Italia, è stato portato nella caserma dei carabinieri per essere interrogato. Il migrante, che non si era allontanato dall'Ipercop, ha negato qualunque violenza sostenendo di aver avuto un rapporto consenziente con l'italiana. Gli investigatori hanno acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza interna del negozio per appurare cosa sia avvenuto prima e dopo l'ingresso dei due nella toilette dell'Ipercop. Dalle prime indiscrezioni pare che le immagini darebbero ragione al presunto aggressore.
Cambiamo argomento. Pagare i contributi online da oggi a Fano è possibile e basta visitare il portale web del Comune. Assessore, allora un'opportunità in più per venire incontro alle esigenze, insomma, magari di chi ha poco tempo per gestire questi aspetti. Sì, il Comune di Fano ha attivato sul sito istituzionale un portale per il pagamento online che consente di poter procedere ai pagamenti elettronici così come previsto dalla normativa in maniera conforme per i sistemi pubblici. Questo è un servizio che mettiamo a disposizione dei cittadini per rendere più agevole anche il rapporto con l'ente locale. Negli ultimi anni i cittadini sanno abbiamo attivato una serie di servizi online, soprattutto di sportello per quanto riguarda i servizi educativi e i servizi sociali, che hanno facilitato abbastanza le modalità di rapporto con il Comune, tanto è vero che oggi quasi un 40% dell'utenza per diversi servizi fa riferimento allo sportello online anziché a quello fisico presso i nostri uffici. Con PagoPA è possibile poter adempiere le proprie posizioni debitorie nel confronto dell'ente locale appunto attraverso un pagamento elettronico. I servizi che saranno coinvolti sono per i servizi educativi, le rette di asilo nido e i servizi alla prima infanzia, la mensa scolastica e il trasporto scuolabus. Per i servizi sociali invece sono le rette di ospitalità presso il centro residenziale per anziani Don Paolo Tonucci, le rette di frequenza al centro diurno per disabili CTL San Lazzaro, il servizio di assistenza domiciliare SAD e il servizio di trasporto sociale. Chi vuole seguire la via tradizionale però naturalmente lo può sempre fare, insomma questo è un più. Sì, esattamente, comunque i servizi sociali, i servizi educativi con i propri uffici sono sempre a disposizione e si potrà continuare chiaramente per chi volesse anche con le modalità tradizionali. È un uomo di 42 anni, residente a Iesi, la vittima dell'incidente stradale mortale che si è verificato questa mattina poco dopo le 10.30 sull'A14 Bologna-Taranto nel tratto compreso tra Monte Marciano e Senigallia in direzione Bologna. L'uomo era fermo con un furgoncino in corsia d'emergenza ed è stato centrato in pieno da un autotreno. Sul posto è arrivata un'eliambulanza decollata da Fabriano con un medico a bordo, ma i tentativi di rianimare il ferito si sono rivelati inutili. Sul posto anche una squadra di vigili del fuoco per estrarre l'uomo dal veicolo e la polizia stradale. Lo scontro ha provocato code di oltre 5 km tra i due caselli e gli automezzi provenienti da Pescara e diretti a Bologna sono stati deviati sulla viabilità esterna. Halloween no grazie. Nel comune di Osteria Nuova a Pesaro i cattolici sono stati invitati dal parroco ad affiggere sul portone di casa il proprio santo preferito. Tra una scampanellata alle 8 di domenica mattina dei testimoni di Geova e una alle 8 di sera per dolcetto scherzetto ci passa un no grazie. Se per i primi alle volte si sono visti affissi accanto ai campanelli eloquenti adesivi in cui si rendevano edotti gli accoppiati distributori della torre di guardia che la casa era la dimora di un fervente credente della Santa Romana Chiesa cattolica e apostolica, indi per cui procedere allo scampanellio era del tutto inutile. Per i più recenti secondi, in un paese dell'entroterra pesarese, Osteria Nuova, si tenta di disincentivare i questuanti di dolcetti dal campanello facile da proferire la tanto conosciuta formula dolcetto scherzetto, con l'affissione sulla porta di un santino da parte di tutti i credenti, su invito della locale parrocchia di San Giovanni Bosco. La scelta del santino è libera, naturalmente, sta alla personale devozione degli abitanti decidere a chi affidare il silente monito a non disturbare, da domani fino al 2 novembre compreso. In un articolo comparso nell'ultimo numero del notiziario parrocchiale dal titolo Halloween no grazie, si legge a riguardo dei santi definiti amici speciali di Dio. Dio non è esclusiva solo di alcuni, ma lo è di ciascuno di noi che con il battesimo abbiamo iniziato lo stesso cammino. E di seguito l'invito a scaricare l'immagine del santo preferito ed appenderla sull'uscio di casa.
L'iniziativa va avanti da diversi anni e si accompagna con riflessioni spirituali molto serie su tutto il territorio, e le iniziative sono tante, con valenze dedicate, come quella del comune di Terre Roveresche e del santuario di San Giuseppe in Spicello, che invita tutti a riscoprire la bellezza delle tradizioni cristiane, festeggiando tutti insieme i santi attraverso una veglia di preghiera il 31 di ottobre. Si inizierà alle 21:30 con una proiezione e la testimonianza di un ex satanista ritornato alla fede cattolica, e si proseguirà poi con la preghiera. Allora, c'è un dibattito che si è scatenato su Facebook, sulle nostre pagine social, a proposito di Halloween, Halloween sì, Halloween no. Allora, abbiamo fatto un giro oggi per sentire un po' che cosa ne pensano anche e soprattutto i genitori che hanno i figli piccoli. Secondo lei Halloween è una festa, insomma, goliardica, o che nasconde qualche aspetto un po' così, poco... No, goliardica, non ci vedo niente dietro, no. No, streghe, streghette, insomma, riti voodoo un po' strani, no? No, non mi è mai capitato, sinceramente. Sì che ho vari figli, hanno partecipato a feste, eccetera, ma sono sempre tornati a casa molto allegri e divertiti. Spero che non cambi, Più da grandi, più da bambini, come... Più da bambini, dai, è una festa, si divertono, quindi stanno abbastanza bene, dai. Qualche aspetto un po' così truculento, pipistrelli, streghe? No, vabbè, quello ci sta, nella festa ci sta, perché la festa è fatta proprio di questo. Più che altro i botti un po' che scocciano, anche perché c'è animali, cani. Insomma, secondo me è una festa che negli ultimi tempi è venuta molto più... cioè, sta diventando molto più famosa, ecco. Una volta, quando ero piccolo io, non si festeggiava niente, adesso invece è diventata, però meglio così, perché così almeno i bambini sono contenti, hanno la festa, possono sfogarsi e si possono divertire. Io non sono molto favorevole, nel senso che è una tradizione americana e noi siamo italiani, dobbiamo mantenere le nostre tradizioni. Ovvio, c'è un bambino di 5 anni, a lui gli piace festeggiarlo, ce lo porto in giro, però faccio volentieri a meno. Non è una cosa nostra? Non è nella mia indole, lo porto al carnevale, lo porto nelle... tradizioni italiane, ma le tradizioni straniere non sono per noi. Allora, per chi volesse approfondire il tema di Halloween, vi consiglio di seguire, dopo il nostro telegiornale, una conferenza di Donaldo Bonaiuto, esorcista, sul tema Halloween, lo scherzetto del diavolo, tratto dal suo libro che abbiamo registrato l'anno scorso qui a Fano, e quindi è una conferenza interessante da seguire per approfondire l'argomento. E c'è chi ha pensato, rimanendo un attimo in tema di Halloween, ha pensato di organizzare iniziative alternative al classico festeggiamento in occasione della Vigilia di Tutti i Santi, come ad esempio la parrocchia di San Cristoforo di Fano, che per domani, 31 ottobre, dalle ore 15 in poi, passerà di casa, i ragazzi passeranno di casa in casa a ritirare alimenti a lunga conservazione da devolvere alla Caritas parrocchiale. Quindi non c'è il dolce o scherzetto, ma semplicemente il ritiro di derrate alimentari a lunga conservazione, che poi saranno date ai più bisognosi. Anche la parrocchia di San Lazzaro ha organizzato, sempre per domani alle ore 21, una serata per ragazzi e le loro famiglie. L'iniziativa, dal titolo La notte degli angeli, vede alle ore 21 il ritrovo e alle ore 21:15 l'inizio dei giochi a squadre con premiazioni, musica e un momento conviviale. Vi ricordo anche che domani sera Fano TV, dalla cappellina che è proprio qua adiacente al nostro studio, dedicata alla Divina Misericordia, trasmetteremo tutta la notte in diretta a partire dalle ore 21 fino alle 7, ogni ora, il Santo Rosario e la Coroncina. Ci saranno tutti i volontari che si alterneranno tutta la notte in preghiera. E adesso cambiamo argomento. La possibile rinascita economica delle Marche, ferite dal terremoto, potrebbe passare anche dal mondo del
biologico, le marche della rinascita e marche sostenibili, è questo il titolo del convegno che si è svolto a Isola del Piano. Ha visto coinvolti oltre 400.000 marchigiani e le ripercussioni sull'economia regionale si sentono ancora. Il terremoto che ha colpito il centro Italia è ancora una ferita aperta, l'emergenza non è finita e la ricostruzione è appena iniziata, con una fetta di popolazione che si è trasferita sulla costa in occupazioni di fortuna o sistemazioni allestite dalla protezione civile che deve ritrovare le motivazioni per ritornare a presidiare centri urbani e borghi delle aree interne dopo il sisma del 24 agosto. Ma quali sono i sentieri da percorrere? Dove trovare gli stimoli per un rilancio economico di quelle aree? Se ne è parlato durante la seconda edizione di Marche Europa, il programma di seminari formativi ideato dall'ufficio di presidenza del Consiglio regionale delle Marche in collaborazione con Istao, al monastero di Montebello, ad Isola del Piano, la culla del biologico italiano. Ecco, il biologico rappresenta sicuramente non solo la sostenibilità ambientale ma anche la qualità della vita, perché chi si alimenta con cibo biologico sappiamo bene che dovrà affrontare qualche euro in più quando va a fare la spesa, ma sappiamo bene che fa un investimento sulla propria salute, sulla propria vita, sul proprio futuro, e nella Regione Marche sul biologico sta investendo molto, non a caso ha investito oltre 80 milioni di euro nel piano di sviluppo rurale, oltre ai 20 milioni che si sono aggiunti con i fondi destinati alle aree terremotate. Il tema di questo seminario era incentrato sul criterio di un piano di rinascita sostenibile e del sistema agroalimentare marchigiano post-sisma, affrontando sia nelle relazioni d'apertura del convegno presieduto da Renato Claudio Minardi, proprio in un luogo in cui negli anni 70 Gino Girolamoni fondò le basi di un nuovo concetto di agricoltura, più vicina all'ambiente e rispettosa della natura. Beh sì, il monastero di Montebello è il luogo della rinascita, il luogo della discussione, il luogo dell'incontro, e noi siamo contenti di ospitare questa manifestazione regionale, e crediamo che appunto la nostra esperienza possa essere da esempio e un simbolo della rinascita dell'entroterra marchigiano, e quindi siamo molto contenti di avere qui questa giornata oggi. Allora, questa mattina il sindaco di Fano, Massimo Seri, ha sottoscritto una convenzione con la Regione Marche per l'attuazione di strategie di sviluppo urbano sostenibile. In pratica si tratta di un progetto che vede Fano e Pesaro insieme, unite, sono riuscite ad aggiudicarsi dei fondi per oltre 2.400.000 euro che verranno totalmente investiti nella riqualificazione della struttura di Corso Matteotti, ovvero il Sant'Arcangelo. Sant'Arcangelo che poi prenderà il nome di Fabbrica del Carnevale. Si tramuterà dunque in un'area totalmente innovativa che ospiterà un museo dedicato alla più importante kermesse della città, oltre che ad una casa della musica più moderna e funzionale. Domenica si è conclusa a Sant'Angelo in Vado la fiera nazionale del tartufo ed è stata una edizione davvero speciale. È stata la mostra dei cooking show, uno su tutti quello del vincitore di MasterChef Valerio Braschi. È stata anche la mostra della partecipazione con un moto raduno da record. È stata anche la mostra che ha fatto crollare il muro del campanilismo, tema che l'amministrazione porta avanti da tempo e che si è concretizzato con un gemellaggio culinario che ha visto il sindaco di Sant'Angelo in Vado, Gianalberto Luzzi, e quello del comune di Pietralunga, Mirko Ceci, sfilarsi amichevolmente ai fornelli messi a disposizione da Officine Fanesi, che è stata vinta in parità. È stata anche la mostra delle green della cultura con tante letture, una mostra per bambini con tre weekend che hanno visto la trasformazione di Piazza Pio XII in un mondo incantato con i professionisti del paese dei balocchi. Una mostra che ha fatto riscoprire l'identità e la bellezza del nostro territorio, partendo dalle nostre tradizioni, ha spiegato il vice sindaco e assessore al tartufo Romina Rossi. Per rimanere in tema di tradizioni e salutare l'ultima domenica della mostra, ci hanno pensato gli oltre 100 espositori che nella giornata di domenica hanno invaso Corso Garibaldi, ma anche Via 20 Settembre, Piazza Umberto I, Piazza delle Erbe e Piazza Pio XII e tutte le vie del centro storico, oltre agli stand della fiera,
fumare Corso Garibaldi ci hanno pensato i commercianti di tartufo nell'accogliente cornice offerta dalle casette di legno della Wonder Horse. L'ultimo weekend ha visto protagonisti gli chef in due distinti cooking show. Ad aprire le danze è stato Gianluca Passetti del ristorante Il Gatto e la Volpe di Pergola, che alle 11 ha deliziato i presenti con due preparazioni, una a base di baccalà e l'altra a base di carne secca. A seguire poi nel pomeriggio Gilberto Cianfaglione di Street Drink e di H Group con un suo chef, che hanno proposto un gustoso modo per festeggiare la chiusura della mostra, ovvero sia un cooking show che ha visto l'abbinamento tra cocktail e tartufo. E adesso lo sport con Matteo Del Vecchio. Grazie Marco, buonasera a te e ai telespettatori di Fano TV. Apriamo come sempre la pagina sportiva con il calcio e con l'Alma che torna da San Benedetto con un punto. Un'impresa, pensate, che ai Granata non riusciva da ben 84 anni. È uno 0-0 che assomiglia ad una vittoria a quello che il Fano conquista a San Benedetto. Un punto che interrompe una striscia di 9 sconfitte consecutive a Riviera delle Palme e smuove la classifica, anche se la salvezza diretta dista ancora 5 lunghezze. Un pareggio, il primo esterno della stagione per il Granata, frutto di una prestazione gagliarda degli uomini di Cuttone, ancora una volta le prese con un reparto arretrato pieno di indisponibili, dove però si rivede dopo 5 giornate Gattari. I padroni di casa di mister Moriero, a caccia del primato in classifica, partono subito forte, ma l'Alma contiene bene le sortite offensive dei rivieraschi e al 17esimo con Germinale sfiora addirittura il vantaggio. È un primo tempo che non regala troppe emozioni quello tra Sam e Fano, con gli ospiti che però danno l'impressione di tenere bene il campo al cospetto di una squadra che ha ben 15 punti in più in classifica. La partita a scacchi tra i padroni di casa e gli ospiti prosegue anche nei secondi 45 minuti di gioco, con i locali pericolosi tra il 21esimo e il 23esimo con 3 azioni consecutive, ben sventate dalla retroguardia fanese. Dal canto loro gli uomini di Cuttone non stanno a guardare e al 31esimo con Fioretti per poco non vanno vicini al gol dell'ex. L'ultimo sussulto del match è di Bove, sul cui tiro fa bella figura Miori. A Riviera delle Palme finisce dunque a reti bianche, un pareggio che per il Fano arriva dopo 2 sconfitte consecutive e dopo il rinvio della gara contro il Modena, di cui ancora non si conosce l'esito. In attesa di avere notizia dalla Lega, venerdì sera è già tempo di campionato per il Fano, impegnato al Mapei Stadium contro la Reggiana, per una sfida salvezza impensabile ad inizio stagione e assolutamente da non fallire per uscire dai bassi fondi. E dal calcio, come sempre, passiamo al calcio a 5 partendo dalla bella vittoria del Flaminia femminile. I 3 punti conquistati dalle ragazze del presidente Giacomo Grandicelli valgono alle biancoazzurre il primato in classifica, seppur in coabitazione con altre 3 squadre. Al circolo tennis, battuto 3-1 l'audace Verona, con doppietta di Sara Berti e sigillo di Martina Mencaccini. Una vittoria che porta le ragazze di Alessandra Imbriani a quota 9, in compagnia dello stesso Verona, del Real Fenice e della Noalese, e che arriva al termine di una settimana ricca di soddisfazioni per la società fanese, che ha visto il debutto in nazionale Under 17 di Elena Eusepi, giovane calciatrice cresciuta nel vivaio Flaminia ed attualmente tesserata con l'Eta Beta in Serie C femminile. E a proposito di Eta Beta, in questo caso però la formazione maschile, finisce con un risultato insolito per il calcio a 5 il match di Serie B tra la formazione di mister Mariotti e il Tenax Castelfidardo, squadra che prima della gara in questione era prima in classifica. Ecco perché lo 0-0 conquistato dalla banda di patron Simone Serafini risulta quanto mai prezioso, anche perché arrivato al termine di una prestazione positiva dove non ci sarebbe stato da scandalizzarsi nemmeno se fossero arrivati 3 punti. Oltre alla Tenax, a perdere il primato in classifica è anche l'Alma Juventus, che dopo 2 vittorie e un pareggio cade nella tana del Futsal Cobà per 4-1. I ragazzi di Fabrizio Mascarucci reggono per tutto il primo tempo, chiudendo la frazione sull'1-1 con il gol di Damiano Giuliani. I padroni di casa, guidati da una vecchia conoscenza del futsal fanese, Roberto Osimani, impongono il loro gioco nella ripresa, effettuando l'allungo decisivo che non lascia scampo agli All Blacks. E chi non ha lasciato scampo agli avversari è stata anche la Giban Virtus, che nel campionato di volley ieri è riuscita a conquistare la prima vittoria esterna della stagione. Il 3-1 ai danni della Bontempi Casa nella terza giornata di Serie B di volley è ancora più prezioso per come maturato, ovvero al termine di 2 set, il terzo e il quarto, che ha visto Fano sempre rincorrere gli avversari. Da Cardio Palma il set decisivo, con Fano che rimonta un 22-16 in favore dei padroni di casa e con un super Giuliani riesce a riportare le cose in parità e a mettere la freccia fino al 25-27 finale, che fa esplodere di gioia i tanti tifosi arrivati da Fano, a conferma di quanto in città sia tornata altissima la voglia di volley. E dalla gioia della Virtus passiamo alla delusione del Fano Rugby, che ha visto sfumare proprio all'ultimo minuto la prima vittoria dell'anno.
Sul campo dell'Unione Sportiva San Benedetto finisce 26-22 per i padroni di casa la quinta giornata del campionato di C1, con la meta decisiva che arriva praticamente all'ultimo respiro, quando il risultato sorrideva Alfano per 21-22. Non riesce dunque ad arrivare questa tanto agognata prima vittoria in campionato per i ragazzi di Walter Colaiacomo e Franco Tonelli, che giocano sicuramente un buon rugby, ma sbagliano nei momenti cruciali del match e restano ultimi in classifica a quota 3 punti, grazie anche a quello conquistato ieri per aver perso con meno di 7 punti di scarto. Per i rossoblù, mete firmate da Simone Battisti e Alessandro Gasparini, entrambe trasformate da Marco Martinelli, una da Marco Sambuchi e calcio di punizione del momentaneo 21-22 dello stesso Gasparini. E l'appuntamento sportivo di questa sera si chiude mostrandovi le immagini del bel pomeriggio di sport e integrazione andato in scena ieri pomeriggio all'oratorio Don Orione. Quello che state vedendo si chiama Baskin ed è un'attività sportiva chiaramente ispirata al basket, che consiste nel far giocare nella stessa squadra ragazzi normodotati e diversamente abili. Nella nostra città il Baskin si pratica da 4 anni grazie alla SD Basket Fano e costante è l'aumento di praticanti per quello che può considerarsi davvero uno sport che abbatte ogni barriera. Nei confronti di questa disciplina è sempre crescente anche l'attenzione da parte dell'amministrazione comunale, come conferma la presenza ieri al Don Orione dell'assessore allo sport Caterina Del Bianco e della presidente del Consiglio Comunale Rosetta Fulvi. E complimenti dunque a chi ha inventato questa disciplina e a chi continua a portare avanti il progetto anche nella città di Fano. Questa per questa sera era l'ultima notizia. Io prima dei saluti vi ricordo come sempre l'indirizzo mail al quale poter inviare le vostre segnalazioni, che è sport@fanotv.it. Grazie come sempre per l'attenzione e l'appuntamento con lo sport torna lunedì prossimo. Buona serata. Allora, nei giorni scorsi vi abbiamo dato la notizia dello sgombero di alcune roulotte che stazionavano da diverso tempo nel parcheggio di via Kennedy adiacente al cimitero centrale di Fano. Questa mattina coloro che occupavano queste roulotte si sono presentati in via San Francesco, dove ha la sede il municipio, il comune di Fano. E questo per chiedere un incontro, per cercare di trovare una soluzione abitativa per queste persone che di fatto poi un tetto sulla testa non ce l'hanno. Allora, siamo in collegamento con l'assessore ai servizi sociali Marina Barnesi, che questa mattina ha incontrato questo gruppo di persone. Buonasera, assessore. Buonasera, buonasera. Allora, che cosa le hanno chiesto? Quante persone erano? Che cosa le hanno chiesto e come avete pensato di risolvere la questione? Ma dunque, stamattina sì, si sono presentate una decina di persone, 10-12 persone, che hanno appunto questo roulotte parcheggiate in quest'area, parcheggiate legittimamente con una copertura assicurativa, e quindi diciamo sono quelli che sono ancora, diciamo che hanno la roulotte ancora parcheggiata lì, mentre le altre che non avevano liceità per poter stare lì sono state sgombrate dalla polizia municipale. Quindi ecco, chi è lì, chi è venuto stamattina cercando di chiedere di poter mantenere la possibilità di stare nelle proprie roulotte e quindi diciamo di non perdere questa possibilità di vivere anche in questo modo. Naturalmente quello che noi abbiamo visto è che non sono assolutamente nomadi, non sono rom, sono persone, alcune italiane, alcune straniere, che vivono periodicamente in quella piazzetta, ma anche altrove, e diciamo è proprio per questo che non sono mai stati fatti interventi drastici, proprio perché non c'è stata una soluzione di continuità, perlomeno con quelle persone lì, che ovviamente sono persone che vivono nella zona da tempo e che quindi chiedono in qualche modo, se da lì verranno spostati, di poter avere un'altra area, un'altra zona dove stare nel loro mezzo. Naturalmente noi stiamo facendo questa valutazione perché sicuramente non va bene, non è corretto che non nasce per quella area sosta camper, è per i camperisti e per i parcheggiatori che ne devono fare altro uso. Quindi in questi giorni insieme al sindaco e alla giunta faremo delle valutazioni su una soluzione alternativa a quella, che ovviamente l'alternativa non sarà una piazzola dove
domiciliarli, ma solo ma dove anche un'area attrezzata soprattutto, assessore, perché mi pare che poi queste persone che giustamente devono fare i loro bisogni, le loro cose, mi pare che qualcuno vada addirittura all'interno del cimitero centrale, ma al di là di questo bisognerà far convivere il decoro che quell'area richiede, il decoro urbano e la sistemazione di queste persone che naturalmente hanno fatto qualcuno anche forse una scelta di vita, no? Quella di poter vivere fuori casa, di non avere un'abitazione fissa. Quindi ecco, diciamo che ancora potranno rimanere lì, state valutando dove poterli sistemare attrezzando un'area per accoglierli in maniera dignitosa, avete già deciso di quali aree potrebbe... Stiamo valutando, abbiamo chiesto a dei funzionari di vedere un attimo quale potrebbe essere un'area decentrata ovviamente, ma che possa comunque fornire diciamo quello che è necessario per una condizione diciamo di vita così anche precaria in questo momento. No, ancora non l'abbiamo deciso. Quello che ho condiviso stamattina con le persone che sono recate presso il Comune di Fano è stata quella di immaginare ovviamente che quella non può essere la soluzione definitiva, anche quella immagino che non ci fossero bambini in tutta questa situazione. No, assolutamente. Noi in passato abbiamo fatto degli interventi dove i nuclei sono stati spostati definitivamente da quella sede verso delle strutture abitative, delle comunità o delle case. Non vengono fatti interventi drastici proprio perché non ci sono né minori né donne in stato interessante né persone disabili o con una condizione fisica particolarmente precaria. Per cui ovviamente quello che ho detto loro è che se ne hanno diritto e hanno le condizioni possono recarsi presso i servizi sociali del Comune di Fano per costruire, come facciamo con tantissime altre famiglie, dei percorsi che portino anche definitivamente fuori dall'utilizzo delle roulotte o di questi mezzi così precari. Ecco, anche perché adesso si va incontro all'inverno, immagino che non siano molto attrezzati. Sì, bene, esatto. Grazie assessore, i tempi sono stretti del telegiornale, la ringrazio per questo intervento, grazie e buon lavoro. Allora, chiudiamo il nostro telegiornale adesso con gli auguri, che ormai sembra quasi stia diventando una rubrica fissa, ma lo facciamo con molto piacere perché festeggiamo gli anniversari di matrimonio ed è sempre un momento bello, un bel messaggio che vogliamo lanciare da questo canale, da questa televisione. Allora, le persone, la coppia che vedete in questo momento, si tratta di Alfeo e Rosa, di Montegiano, che festeggiano la bellezza di 68 anni di matrimonio insieme. Si sono sposati nel lontano 1949. Tantissimi auguri dei figli e dei parenti, naturalmente, anche da parte nostra, da tutta Fano TV. Il telegiornale è finito. Grazie per averci seguito. Buona serata a tutti.